difficile dare una definizione di educazione. Io sono personalmente contrario a forme di pedagogia costrittive. Ritengo che un'educazione dovrebbe aiutare i giovani a pensare con la loro testa. Dovrebbe essere un'educazione all'illuminismo nel senso di Kant. Pensa col tuo cervello, non farti guidare da qualcun altro e raggiungi in questo modo la piena maturità con anche tutti i rischi che questo comporta. Quindi dovrebbe essere un'educazione alla conoscenza e al coraggio insieme. Ma a me piace molto questo titolo, Desiderio e conflitto, perché mi ricorda uno dei più grandi pensatori dell'Occidente, che è Baruch Spinoza, il quale è un continuo scavo nella conflittualità umana per arrivare però a un modo in cui le nostre passioni funzionino in modo non distruttivo, ecco. Non è che Spinoza neghi le passioni ci sono, ma bisogna accendere il legname, la stoppia delle passioni con la luce dell'intelligenza. E se l'educazione riesce a far questo, tanto di guadagnato. Ma l'educazione è, secondo me, soprattutto educazione alla convivenza civile, cioè a trasformare il conflitto da forme distruttive a forme costruttive. Non è sempre facile, eh? Qualche volta si è usata la spada o più di recente anche la pistola, insomma. Noi vorremmo sostituire alla critica delle armi l'arma della critica, sarebbe già un buon passo avanti.